Due settimane di grandi eventi turistici animeranno borghi e paesi del Teramano. Dal 27 maggio al 4 giugno potranno essere vissute più di 100 avventure uniche da chi sceglierà di venire in Abruzzo e in particolare in provincia di Teramo. Il programma Open Day Summer 2017 è stato presentato alla Camera di Commercio di Via Savini dai rappresentanti delle tre DMC teramane: Gran Sasso Laga, Riviera dei Borghi d'Acquaviva e Adriatica. Sì, perché il turismo è senza limiti territoriali. La Riviera dei Borghi Acquaviva, quindi il territorio del Cerrano fino a Vomano, è un progetto dedicato alla famiglia, dal Cerrano Family Festival che si terrà nei comuni di Pineto, Atri e Silvi, partendo dal grande concerto di Roberto Vecchione ad Atri, passando per le attività sportive di Roseto importantissime, pattinaggio e bike, e arrivando all'evento del cicloturismo di Pineto. Poi avremo la zona del Vomano e del Valfin, dove saranno interessate dai progetti dei custodi del gusto, dove porteremo buyer internazionali e tour operator e non solo, anche turisti a conoscere il territorio, a cucinare e assaggiare i nostri piatti tipici, finendo con la Fondazione Menegaz a Calzebasso con l'evento da 0 a 100 dedicato sia alle famiglie ma anche ai più anziani. Il territorio del quale la DMC Gran Sasso Laga si occupa parte da Civitella e finisce nel Gran Sasso, prende praticamente l'entroterra teramano, e stiamo preparando le unicità del nostro territorio che le abbiamo un po' riassunti in tre rami. Abbiamo la parte di Teramo dove ci sta il ballo del saltarello, che vogliamo promuoverlo come una unicità nostra e che ha un attrattivo turistico innegabile, la parte enogastronomica e storica con Civitella e Campli che insieme faranno queste espressioni, e la parte delle sport outdoor con le attività che si fanno in montagna, perché la nostra montagna permette fare tutto. Open Day è proprio quella finestra di opportunità ricettive che vengono lanciate ai mercati nella logica di far esprimere tutte le ricettività del nostro territorio. Per noi è fondamentale il fatto di esprimere le emozioni del nostro territorio, ma soprattutto tenere la barra ferma, perché che se ne dica, le prenotazioni vanno bene, l'Abruzzo piace e i nostri clienti sanno con chi stanno parlando. Nel corso dell'incontro a Teramo è stato presentato in anteprima il video promozionale realizzato dalla Regione Abruzzo per il rilancio del turismo estivo abruzzese, che punta ad essere un turismo slow, in poche parole una vacanza attiva ed esperienziale. Innanzitutto c'è un'attenzione fondamentale che parte immediatamente da sabato 6 con i due borghi del cuore, che sono Civitella del Tronto e Castelli, e che riguardano proprio quei luoghi vulnerati dagli eventi calamitosi di fine anno e inizio gennaio. Questa è un'attenzione che è dovuta anche al fatto che il rilancio passa attraverso una ricostituzione del posizionamento generale a Regione Abruzzo in tema turistico, e che riguarda fondamentalmente il tema che ci sta più a cuore, che è quello della vacanza attiva, il turismo slow.